buonasera, Luca Scimia, rappresentante d'istituto del Liceo Città di Piero. E Edoardo Panico, componente della playlist. La nostra posizione su quello che sta succedendo in questo paese, prima di tutto noi come studenti, il nostro scopo è quello di informare gli studenti, perché in questo momento gli studenti sono tagliati fuori dall'informazione, siamo succubi delle riforme, siamo succubi di quello che sta succedendo in questo paese, e non protagonisti come dovremmo essere, perché alla fine il futuro siamo noi. Riguardo alla legge di stabilità, che in questi giorni il governo si sta muovendo per questo, e i punti sulla scuola, della legge di stabilità in cui riguardano la scuola di cui noi ci stiamo muovendo, è sicuramente l'ex legge Aprea, che è il punto dove si vuole chiudere i consigli istituti, i consigli classe, cioè la rappresentanza studentesca dei genitori e degli alunni, cioè tagliarli, e dei professori anche, tagliarci del tutto fuori dalla scuola. Noi saremo solo quelli che vanno lì a studiare, a imparare, ma saremo del tutto tagliati fuori, e si andrebbe alla creazione di scuole che sarebbero come aziende, comprese di manager, che deciderebbero tutto loro. Come ha detto Edoardo, appunto la nostra posizione è quella di appoggio ai professori sulle loro azioni, sulle loro iniziative. Chiaramente noi guardiamo tutto quello che sta succedendo con gli occhi di studente, e quindi su come potrebbe ricadere, su come gli effetti di tutte queste cose potrebbero ricadere su noi studenti, come le 24 ore frontali ci potrebbero danneggiare e così via. E certo, ci batteremo soprattutto perché non vengono eliminati gli organi di rappresentanza, come quello degli studenti, che è l'unico momento ufficiale in cui la nostra voce va a tavolo con quella del preside e dei professori. E per quanto riguarda le azioni concrete, noi abbiamo già supportato i professori martedì della scorsa settimana, quindi ci siamo concentrati in uno dei tre giorni nei quali sono rimasti a scuola per lavorare, correggere i compiti, preparare la lezione, eccetera. Ci siamo trovati tutti davanti alla sede centrale del triennio del Liceo Città di Piero, e seduti sulle gradinate della scuola ci siamo confrontati su quello che pensiamo riguardo a quello che sta succedendo, e abbiamo ognuno ha potuto dire la propria. Nello stesso momento ci siamo anche messi d'accordo su quando fare il primo incontro dell'altra faccia del liceo. È così che noi abbiamo nominato un'iniziativa che abbiamo preso fra ragazzi, di incontrarci in orario extrascolastico per discutere appunto di qualsiasi problematica che ci può interessare, non solamente quella politica che viviamo oggi, ma di qualsiasi tematica. Certo, abbiamo preso l'occasione per parlare soprattutto dei fatti quotidiani che ci stanno interessando, come quello della legge di stabilità e delle riforme varie. E il primo incontro sarà fissato per martedì prossimo alle 14.30, in un luogo da definire in base alle adesioni, ma sicuramente saranno molte, perché abbiamo notato un forte entusiasmo da parte dei nostri studenti. Già dalla prima assemblea di presentazione delle liste si è creata una forte unione fra studente e professore che non si vedeva da anni, e questo ha risvegliato in ciascuno di noi un sentimento forte di appartenenza alla scuola e alla società. Quindi discuteremo durante questi incontri di tutto ciò che ci viene in mente, delle proposte che avremo da fare, e lo faremo magari supportati appunto anche dai docenti interessati. Abbiamo preso l'iniziativa anche di fare un'autogestione parziale della scuola della durata di 3 giorni, che sarebbero stati gli stessi 3 giorni della settimana scorsa nei quali il professore avrebbe lavorato a scuola, e durante questi 3 giorni avremmo impiegato il nostro tempo sia mattutino sia pomeridiano nella spiegazione di ciò che ci sta succedendo, della riforma Profumo, della riforma Gelmini, dell'ex legge Aprea e così via, con l'intervento delle istituzioni e di rappresentanti di sindacati, dei sindacati più importanti, dei giovanili di partito
insomma per trattare tutti quegli argomenti che oggi ci interessano, ma della quale non siamo veramente informati. Detto questo, questa intenzione ci è stata negata, ma ci è stata proposta di fare un'altra iniziativa, che è quella di due assemblee speciali in due giorni consecutivi, che saranno alla fine di novembre, attraverso la quale potremo fare quello che è la nostra intenzione fare in queste tre giorni di autogestione, ovvero avere un incontro con le istituzioni e avere la possibilità di confrontarci con degli esperti in materia che occuperanno delle varie classi del liceo, attraverso i quali i ragazzi interessati a determinata materia potranno interloquire con il diretto interessato. Poi sicuramente ci metteremo in atto anche per fare la manifestazione insieme a tutti gli studenti della Valtiberina, perché quello di cui voi parlate fino adesso è una cosa ristretta soprattutto all'ambito del nostro liceo scientifico e linguistico Città di Piero. Comunque le nostre intenzioni sono quelle di andare avanti in questa linea di interessamento e di informazione fra studenti e professori, di collaborazione.